Il caldo sole che ha scaldato un po' tutta l'Italia ha illuminato anche il circuito di Pomposa domenica 25 aprile, in occasione della quarta prova del trofeo Champion Kart. Questa domenica primaverile ha contato circa 120 piloti iscritti al trofeo monomarca, organizzato e promosso dalla Parolin Racing. In pista, come consueto, le categorie Rookie, Mini, Junior, Senior, Super Champion, FIM KF4, Six Speed e la promozionale Delfini, che ha visto pilotini provenienti anche da Puglia e Sicilia. Straordinariamente per questa tappa emiliana sono state previste 3 gare anziché 2. Massimo, Andrea e Matteo, una famiglia al completo che partecipa al campionato Champion Kart, una scelta quindi per ogni categoria. Sì, abbiamo scelto questa categoria perché la filiera praticamente è completa. Si parte Delfino, poi si fa il Rookie, poi c'è la Junior, se vanno avanti spero di sì, poi c'è la Senior. Io faccio la Senior, abbiamo un Rookie e un Delfino. Per te è la prima esperienza in kart o la prima esperienza in un campionato? Per me è assolutamente la prima esperienza in kart, il campionato. Ho cominciato quest'anno, ho fatto un retrofitting tramite l'Albino, sono partito e ho cominciato da Jesolo per la prima volta, questa, appunto il campionato di quest'anno. Mai girato col kart, mai corso col kart. L'ambiente è bello, mi piace, divertente e sereno, però comunque sia c'è agonismo giusto. Nella Rookie il miglior tempo sul giro è stato di Federico Sandré della CKC Racing. Gara 1 si conclude con Sandré, Nicola Bertoncello della Jesolo Race, Gabriele Di Pietro della SBK Scuderia e Matteo Riccelli dell'Arrov in quest'ordine. In gara 2 Sandré è sempre stato al comando davanti a Di Pietro, mentre in gara 3 ci ha provato Bertoncello, il quale ha condotto i primi 2 giri prima di cedere il passo al solito Sandré. Bertoncello ha poi avuto la peggio nel duello con Di Pietro, che infatti arriva secondo. Mi sono trovato bene e poi devo dire che è stata veramente dura vincere. La Mini continua ad essere un feudo del russo che vive a Jesolo, Ivan Chubarov, il quale dopo aver fatto segnare il miglior tempo vince gara 1 davanti a Liana della Fanni Formula e a Peretti del Karting Club a Gordino. In gara 2 ancora dominio di Chubarov davanti a Liana e a Peretti. In evidenza Fabio Testa dell'Arrov, che dopo essere precipitato nono chiude quarto. Infine in gara 3, nell'arco dei 10 giri di competizione, la leadership è cambiata ben 6 volte, anche se alla fine ha vinto ancora Chubarov davanti a Liana e Castagnetti della CKC Karting. Gara molto difficile, bravo Liana, Nicola, molto problema. Grazie. Se nella Junior trovare Nicolas Russo della Silver Devil nelle posizioni di vertice era oramai una costante, va segnalata la crescita di Andrea Veniga della Mark Speed. Sulla pista di San Giuseppe e di Comacchio il friulano ha staccato il miglior tempo, anche se in gara 1 ha poi vinto Russo davanti allo stesso Veniga e a Selle del Karting Club a Gordino. In gara 2 Russo si è ripetuto, anche se dal quarto al dodicesimo giro è rimasto al comando Veniga, sorpassato a 2 giri dalla fine. Terza piazza per Simone Selle, da notare l'undicesima piazza per Giulia Buttò su 22 classificati. In gara 3 Russo ha comandato dall'inizio alla fine, prima davanti a Marco Tormen della Karting Club a Gordino e quindi su Veniga, andato a prendersi la seconda posizione ai danni di Tormen. Mi sono trovato molto bene, il weekend è andato tutto molto bene e nelle qualifiche ho fatto secondo. Invece nelle 3 gare sono riuscito a vincerle tutte e 3, facendo anche il miglior tempo. Come ti sei trovato con i tuoi avversari? Ti è andato filo da torcere parecchio? Sì, Veniga, soprattutto in gara 2. Di Andrea Passoni della Silver Devil è il miglior tempo in prova nella Senior. Il brianzolo ha vinto gara 1 davanti a Eddie Gaburri dell'Arrov e a Ferrero della Jesolo Race. In gara 2 Passoni si è ripetuto, seguito da Gaburri, mentre in terza posizione si installa Bailati della CKC Karting, il quale ci resta fino al terzo giro quando risale il russo Smelov, sul quale alla meglio proprio all'ultima tornata un sempre più positivo Andrea Sorbello della Dados Motorsport. Passoni ha poi vinto anche gara 3, sempre sul leader del campionato Gaburri e Sorbello, terzo alle prese con qualche schermaglia con il russo Smelov. Nota positiva, 31 i classificati di fine giornata.
È andato tutto bene, a partire da stamattina dalle qualifiche fatto la pole position e vinto tutte e tre le gare, quindi credo non posso chiedere di meglio. Nella Six Speed è stata la giornata del leader incontrastato Davide De Lucchi, il quale ha fatto sua la pole position e la vittoria nelle tre gare. Nel primo confronto ha preceduto Daniel Raggi dell'Iper K e Andrea Angonoa dell'Arrov. In gara 2 è andato al comando ancora De Lucchi, mentre alle spalle si è insediato Michele Bresaola dell'Iper K. Il pilota di Salò era scattato dalla quarta posizione in griglia. Raggi ha chiuso terzo con Angonoa e Cividino delle PS KT nell'ordine. Infine, in gara 3, dopo un giro in cui Raggi è stato al comando, De Lucchi ha ripreso il controllo, terminando davanti a Bresaola e Angonò, i quali però a fine gara sono stati tolti di classifica per irregolarità tecniche e penalizzati di tutti i punti conquistati nell'intera giornata. Salgono secondo Cividino e terzo Nori dell'Arrov. Poca fortuna per Raggi, fermo al secondo giro. Faccio i miei più complimenti all'organizzatore di questa magnifica manifestazione, perché nel vari mondo del kart, nelle gare regionali, non è mai tutto questo clima è veramente il futuro del kart, è questo, cioè, secondo me. A chiudere questa splendida giornata di gare è la Super Champion FIM KF4, dove il miglior tempo è andato a Damiano Marchesan della Mark Speedy. In gara 1 ha vinto poi Chiara Poletto, PSKT, davanti a Davide Fogliato, scuderia Bassano Kart, e allo stesso Marchesan. In gara 2 Marchesan è andato al comando al quarto dei 14 giri, andando a vincere davanti alla Poletto. Terzo Valentino Luca Alfieri, davanti all'altra lady in pista Paola Pilotto. In gara 3 Alfieri ha guidato per 3 giri prima di cedere il passo a Chiara Poletto, la quale a sua volta l'ha lasciato a Damiano Marchesan, che ha chiuso davanti alla Poletto e ad un'ottima Paola Pilotto, nona nelle prove di qualificazione e risalita nel corso della giornata. Mi sono divertito fino da stamattina e mi sono trovato molto bene. Per fortuna il kart ha funzionato già stamattina grazie ai meccanici. A fine giornata la Parolin Racing ha dato corso al ritiro di alcuni motori a scopo di verifica tecnica nell'ottica del rispetto dei regolamenti. Il prossimo appuntamento sarà per il 15 e 16 maggio ad Ala, dove sarà ancora in scena il cerimoniale del terzo tempo, ovvero il modello mutuato da rugby che la Parolin Racing ha introdotto anche nel progetto promozionale Champion Kart, al fine di creare e trasmettere un ulteriore contesto educativo per i piloti, gran parte dei quali ancora in età adolescenziale.